Lui abita in casa nostra e non vuole più lasciarla. Lo infastidiremo a tal punto da farlo scappare. Quella pizza che ho ordinato. Che cosa? Ma sei in fretta? Chiudiamo subito l'acqua. Buonasera, polizia. Apposta, c'è un pacco per lei. Vuole trasformare me in Isabella, visto che è innamorato perso. Convincere il dottor Timothy a trovare un modo per far rimanere sia me che Isabella. Io l'ho chiedito. Ti fingerai Isabella. Sei perfetto, bellissima anzi. È lui. Parlando di questa cosa, ecco, volevo chiederti. Vieni. Cosa? Che perché sei in piedi? Io ti volevo dire. No, ti volevo dire. Non starà facendo quello che penso anch'io. No. No! Ehi? No, assolutamente! Me la pagherete! Ti prego! Molto caro! Credimi, sono Isabella! Dominique! Ehi! Dominique! Ah, ma che dico? Non può entrare qui dentro! È troppo piccolo! Ah ah! No, no, non c'è. Ragazzi, ho un problema. Non trovo Dominique. Eppure è strano. Non è qualcosa che puoi perdere facilmente. Eppure non la trovo. Ho perso Dominique. Dominique? Ehi, Dominique? Sei da qualche parte? Dominique? Dominique? Oh, ci sono delle cruste. Dominique, calma, non cadete, ok. Dominique! Non è che per caso si è nascosta. Però è strano. Solitamente non fa lei queste cose. Quello che si nasconde sono io. Perché modestamente sono un campione di nascondino. Ma se lei non si è nascosta, allora dov'è? È strano. È molto strano. E non c'è neanche qui. Dominique! Ehi! Dominique! Dominique? Ehi, Dominique, neanche qui c'è. Sembra quasi scomparsa, però è impossibile. Sarà uscita, magari sarà uscita senza dirmi nulla, anche se è molto strano. Dominique? Nulla. Buongiorno ragazzi, io sono Eric e se la trovo c'è anche Dominique. E insieme siamo ed insieme sì. Sogno un'estate con te, dove non prende mai il ciel, perché sogno un'estate con te. Anche se ballare è più facile senza di lei che mi interrompe, devo assolutamente trovarla. Dove sei? E poi non se ne può andare così in questo momento. Abbiamo tantissime cose in sospeso, ad esempio la storia col dottor Timothy. Lo sapete, no? Anzi, lasciate un bellissimo like a questo video se volete aiutarci a fermare quel pazzo, quello scienziato pazzo. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. Perché vedrete, ne succederanno di tutti i colori. Vabbè ragazzi, non ci resta altro che aspettare che torni lei da sola. Cosa? Non può essere. Ragazzi, mi sa che c'è un altro problema. Oh mamma, ma la vedete o la vedo solamente io? Ragazzi, riconoscete quella lì? Quella bionda? Oh mamma mia, non può essere. Non può assolutamente essere. Cosa sta facendo? E soprattutto, cosa ci fa qui? Non può essere, forse sto male. Forse ho la febbre alta. Non è lei. E chi è? Non esiste. Eppure io la vedo. La vedete anche voi? Avviciniamoci, controlliamo. Vediamo. Capelli biondi, maglia blu, stivaletti. Oh no. Quella là è Isabella. Ma se Isabella è qui, può significare solamente una cosa. Questo significa che Dominique si è trasformata. Ecco perché non c'è. No, non può essere. Andiamo a chiederglielo. Isabella. Ciao. Ciao. Allora sei tu. E chi se no? Ah, bene. E invece Dominique, sai dov'è? Che? Ancora? Ma perché mi fai sempre questa domanda? Sempre la stessa domanda? Ma io che ne so? Come faccio a saperlo? Tu dovresti dirlo a me. Oh sì, già, hai ragione. Allora facciamo che me ne vado e ti lascio tranquilla, ok? Ti lascio tranquilla, mi raccomando, stai tranquilla. Aspetta, tu sai come funziona questa cosa? Veramente no. Ah, vabbè, lascia perdere, non sai mai niente. Ok, oh no ragazzi, andiamocene, allontaniamoci. Ai, se Isabella è qui vuol dire solamente una cosa, solo una.
Vuol dire che forse il dottor Timothy ha fatto l'esperimento e che quindi Dominique è sparita per sempre, per lasciare il posto a Isabella. Oh no 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 no, Eric, è impossibile, è impossibile. Come l'ha fatto l'esperimento? Quando ha fatto l'esperimento? Gli servivano i capelli, noi non gli abbiamo dato i capelli, no? Non l'abbiamo fatto. Io vi assicuro che c'era fino a stamattina, lei era qui con me. E poi tutto a un tratto è sparita, puff! Non c'è più! Lo sapete qual era il piano del dottor Timothy? Lui voleva sostituire Dominique con Isabella, con un esperimento! E ci è riuscito! Oh sì, lui ci è riuscito! Non ci posso credere, ce l'ha fatta! Non so adesso cosa fare! Non c'è niente, non c'è più niente che io possa fare! Ormai è fatta, ha fatto l'esperimento, non posso fare nulla, nulla! Eric, stai tranquillo. E questo? Che significa? Va tutto bene. Mi sono trasformata in Isabella per risolvere ogni problema. Che cosa? Questo foglio sul tavolo, perché l'ho visto solamente adesso? È Dominique che parla? Che cosa dice? Se è Dominique che parla, dice che si è trasformata da sola. Perché? Come ha potuto fare una cosa così stupida senza chiedermelo? Io non gliel'avrei mai permesso. Ah, forse per questo non me l'ha chiesto. E lei così pensa di risolvere ogni problema? Oh no, non può lasciarmi così da solo. Lei ha aggiunto un nuovo problema e si chiama Isabella. Aspettate, aspettate, allora continuiamo a leggere. Dice: tu devi solo seguire queste istruzioni. Poi ci sono dei punti, tanti punti. Cosa dicono? Mi dice cosa fare anche quando non c'è. Incredibile. Invece che di un biglietto di addio, lei mi lascia delle istruzioni. Ma vi rendete conto? Istruzione numero 1: parla con Isabella. Oh, già questo è difficile. Ma penso di averlo già fatto, devo rifarlo. E convincila ad incontrare il dottor Timothy. Cosa? Perché dovrei fare una cosa del genere? Istruzione 2: di ad Isabella che io voglio incontrarla. Io intende lei, intende Dominique. Quindi Dominique vuole incontrare Isabella. Ma di che sta parlando? Ma Dominique è impazzita forse? È impossibile! Isabella non può incontrare Dominique, sono la stessa persona. Non ci sto capendo niente, continuiamo. Terza istruzione: di ad Isabella che Timothy vuole farmi scomparire per sempre e convincila a chiedergli di non farlo. Cosa? Istruzione numero 4: nasconditi e spia l'incontro. Istruzione numero 5: assicurati che Isabella rimanga lì con te. Sesto punto: se tutto va bene, dovrei tornare ad essere me stessa. Settimo punto: nel frattempo prepara la cena. No, 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 no. Prepara e cancellato. Ordina la cena. Perché prepara e cancellato? Buon lavoro e a dopo. Oh, guardate, c'è anche il cuoricino. Ah, aspettate. Forse? Che vuol dire forse? Perché forse? Quindi Dominique ha organizzato tutto questo piano e mi ha organizzato tutte le istruzioni, tutte le cose che devo fare per farla tornare indietro. E se mai dovessi sbagliare sarebbe finita. C'è solo un piccolo problema: io non so fare tutte queste cose da solo, non le ho mai fatte. Perché non posso allenarmi prima? Poteva avvisarmi almeno. Come le è venuta un'idea del genere? Che sto facendo? Non ho molto da scegliere. Ha già deciso tutto quanto lei devo fare. Seguiamo questa lista, passo dopo passo. Iniziamo parlando con Isabella. Secondo voi funzionerà? Speriamo. Isabella? Isabella, dov'è che è adesso Isabella? Isabella? Eccola lì. È già una cosa, lì c'è Isabella. E adesso cos'è che devo fare? Parla con Isabella. Perfetto, parliamo. Ciao Isabella. Sì? Parliamo. Parlare? Io e te? Di cosa dobbiamo parlare? Dimmi. Di cosa dobbiamo parlare? Ah sì, ecco. Secondo me, Isabella, tu dovresti uscire col dottor Timothy. È bello. Che cosa? E a te cosa importa? Tu cosa sei? Un organizzatore di appuntamenti? No, 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 scusa, scusa. Sei forse un wedding planner, però invece dei matrimoni con gli appuntamenti. Oh, no, no, no. Forse prima organizzi gli appuntamenti così ci sposiamo e tu organizzi il matrimonio. Ma no, no, no. Fatti i fatti tuoi, io non chiamerei mai te per organizzare il mio matrimonio. Ma sei impazzito? Ma cosa ti sta in mente? Ah, eccola. Non ho capito niente. Un wedding che? Comunque, Isabella, io lo dicevo per te, giusto per parlare, perché sai, alla fine Timothy è un bell'uomo, un grand'uomo, un uomo intelligente, pieno di qualità. Non è vero? Sì, 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 ma sai quanti ce n'è uomini così? Oh, beh, sai, ma io lo dicevo perché, sai, ho sentito dire che il dottor Timothy ha una cotta proprio per te. Cosa? Ha una cotta per me? Davvero? Davvero? E tu come lo sai? Guarda, mi metto più comodo e
te ne parlo. Dimmi, dimmi, parla pure. Non è male. Bene, ho attirato la sua attenzione. Allora, Isabella, io lo so, perché io e Timothy ci parliamo da tanto tempo, sai, siamo carissimi amici io e lui. Lui veste bianco, io vesto rosa. E che c'entra? Niente, è una cotta per te, punto. Innamorato, cotto, proprio chiama di sogno la notte. È innamorato di me? Non che la cosa mi sorprenda, cioè insomma, come si fa a non innamorarsi di me? Sono tutti praticamente innamorati di me. Oh, c'hai ragione. Però non pensavo che un tizio come lui sembra così timido, riservato. Perché non me lo dici, sei innamorato di me? Beh, lo sai, è timido, è molto timido. Tu dovresti prendere la situazione in mano, dovresti invitarlo tu, così da risolvere. Siete due anime gemelle che però così non si incontreranno mai. Sono convincente, eh? Che cosa strana, quindi tu pensi che lui mi ami? Sì, però no, pensandoci meglio non mi piace essere quella che fa il primo passo. No. Ma dovresti farlo. Sai quanti uomini mi corteggiano? Io sono la più bella dopo tutto. Basta, non ne parliamo più. Non lo so, ci penserò, lasciami stare adesso, lasciami stare, basta. Isabella, tu sei una donna determinata, quindi sei tu a decidere. Non aspetti che gli uomini ti invitino. Tu decidi, tu! Ma tu cosa ci guadagni? Ti ho detto che ci penserò. Va bene, ok, dai, ci siamo quasi. Ha detto che ci penserà, è sempre meglio di un no. Vediamo il secondo punto qual era. Allora, di ad Isabella che io voglio incontrarla. Dominique vuole incontrare lei. Ok, Isabella! Che c'è adesso? Conosci qualcun altro che è innamorato di me? Non sarai tu. Oh no. Che vuoi dire? Niente. Dominique mi ha detto che finalmente vuole incontrarti. Oh, si vuole incontrarti a tutti i costi. Vuole un confronto con te. Che cosa? Questa sì che è una notizia. La mia cara sorellina che scappa sempre, non si fa mai trovare perché ha paura di me, adesso vuole incontrarmi. Bene! È questo che speravo da mesi, da una vita. Dille di venire, forza, dille qui ora. Cosa stiamo aspettando? Dille che tiene, che fa? Vuole perdere tempo? Ha paura? Vuole incontrarmi? Sono qui. No, ma questo non è un match di wrestling o di box, ok? Calma. Questo lo decido io. No, questo lo decidi tu, ok? Lo decidi tu. E poi mi ha detto anche... Che... aspetta un momento, sto tornando, un attimo solo. Oh sì, chiaro. Devo dirle che Timothy vuole fare sparire Dominique. Devo convincerla a fermarlo. Perfetto, torniamo lì. Isabella, Dominique vuole incontrarti. Quando? Però, aspetta un attimo, c'è un problema purtroppo. Che problema? Il dottor Timothy, no, quello di cui parlavamo poco fa. Ecco, ha un piccolo diverbio con Dominique. Vuole farla apparire, scomparire. Non vuole che si sta più. Vuole eliminarla dalla faccia della terra con un esperimento, roba simile, cosa a cui noi non diamo importanza. Ah sì? Wow, forse c'è qualcuno che la odia persino più di me. Te l'ho detto che è antipatico. No, aspetta, guarda, pensaci, se il dottor Timothy la fa scomparire, tu come fai a incontrarla? Come fai? Spiegamelo. Sai come incontrarla? Lo sai? Giusto, a questo non ci avevo pensato. Allontanati, che schifo. Però questo potrebbe essere un problema. Lui non può farlo. Non può fare scomparire Dominique. Io devo incontrarla. Altrimenti come farò a dirle quello che voglio dirle da una vita? Ovvero che lei non è nessuno in confronto a me. Io sono la migliore di tutte e tutti devono saperlo. E proprio qui il pettine giunge al... il nodo... È facile. Allora tu dillo al dottor Timothy che non deve farla scomparire. Dillo tu che t'ascolta. A te. E perché dovrebbe ascoltarmi? Perché è innamorato, te l'ho detto. Allora non mi ascolti. È così lineare il mio discorso. Sembra quasi che stia seguendo dei punti, delle istruzioni. Sì, giusto. Lui è innamorato, quindi probabilmente mi ascolta. Potrei dirglielo, così risolvo questa situazione. Nel frattempo vediamo se è davvero innamorato. Puoi farlo venire qui se vuoi. Sì, io puoi potrei. Puoi farlo qui, ci sono i divanetti, le poltroncine. Sì. Lo invito. Tutto. Guarda, anche lì vi potete rilassare tranquillamente. Eric! Sì. Mi stai dando fastidio? Cosa fai ancora qui? Basta. E quindi cosa fai? Ma che ti importa? Mi serve il telefono. Dove hai lasciato il mio cellulare? Quindi lo invita. Ho capito bene. Ha funzionato? Wow, sono bravo. Eccola. Ciao, che sta facendo? Ciao, dottor Timothy. Sono Isabella. Sta inviando un messaggio? Un vocale? Un po' di sì, sta inviando un vocale. Ma sì, ti va di vedere?
vederci così, due chiacchiere, come vecchi amici. Vecchi amici? Sì, vieni tu qui se vuoi. Fammi sapere. Ciao. È fatta, ragazzi, è fatta. Ha inviato un messaggio al dottor Timothy. L'ha invitato e lui accetterà. Oh, e come si accetterà? Se è proprio Isabella, quella vera, a chiederglielo. Certo che accetterà. Timothy verrà qui. Sbrighiamoci, abbiamo altri punti da seguire noi. Lì sta, andiamo. Va bene, allora andiamo al quarto punto. Nasconditi e spia l'incontro. Oh no, questo è il punto che mi fa più paura. Io, da solo, con Isabella e il dottor Timothy che arriverà presto. Ce la farò, non deluderò Dominique. Devo salvarla, costi quel che costi. Devo continuare la missione. A momenti il dottor Timothy sarà qui. E speriamo che tutto quanto vada come previsto. D'insieme, d'insieme, d'insieme.